Buonasera e benvenuti a Vox Populi in questa torrida giornata di luglio. Buonasera Vincenzo Cilli. Buonasera, buonasera. Beh, tanto torrida non mi sembra. Io quasi quasi stasera ho tolto la giacca, ma quasi quasi la giacca la rimetterei. Addirittura. Senti, ma diamo intanto la bella notizia, la notizia più importante, oppure vogliamo rimandarla la settimana prossima, visto che il social media già ha divulgato sulle pagine social il nome, ne vogliamo parlare un attimo? In grosso al Pineto. No, no, Ingrosso al Pineto, questo, a parte che si sapeva già da un mese che Ingrosso andava al Pineto. No, la nostra nuova TV che partirà a settembre. Ah, vabbè, dai, ne parleremo con calma prossimamente, dai. Vabbè, sappiate, intanto buonasera a tutti, già siete in tanti, vedo che ci state guardando. Sappiate che da settembre partirà una nuova idea. Io e Dama, a me e a Damaso non piace la parola progetto, anche perché ormai è desueta, è caduta in disuso. Partirà una nuova idea, quindi seguiteci. Una visione, Sì, noi siamo, visto che con questo caldo siamo visionari. Allora, buone notizie, Vincenzo, perché finalmente qualcosina quest'estate abbiamo vinto. Grazie ad Alberto Bollini, l'Under 19 di calcio almeno ha un po' tamponato le ferite estive che ci sono state date dalle altre squadre, dalle tre italiane nelle finali europee e anche dai più grandicelli. Insomma, un piccolo palliativo, quello dell'Under 19, che però fa ben sperare magari per il futuro. Parleremo anche di questo stasera con gli ospiti, sempre di alto livello, che andrai adesso immediatamente a presentare. Prima di presentare gli ospiti, però, tu sarai immagino d'accordo con me, vogliamo dedicare, così come abbiamo dedicato qualche settimana fa la puntata a Stefano Borgonovo, perché ricorrevamo i 10 anni dalla morte, questa sera vogliamo dedicare questa trasmissione a un tifoso biancazzurro di soli 35 anni che purtroppo non è più con noi. Ciao, ciao Federico, un abbraccio a tutti i familiari. E speriamo che sono sicuro che ci guarderai da lassù e continuerai a tifare il Pescara. Ciao Federico. Anche i ragazzi della Nord hanno così voluto ricordare Federico con questo striscione. Nonostante le difficoltà, hai sempre lottato da ultra. Ciao Federico, questo è il messaggio dei Rangers di Pescara. Bene, il Pescara, come tutti sappiamo, ha iniziato il suo ritiro domenica scorsa con i test atletici. È stata, come abbiamo detto tante volte nelle scorse settimane, la squadra sarà purtroppo stravolta anche quest'anno. 19 partenze, tra cui ovviamente spiccano le partenze eccellenti di Lescano, che oggi, se non sbaglio, ha sottoscritto contratto con la Triestina, guadagnerà 500.000 euro netti nei prossimi 3 anni, e Raffià, che è stato ceduto a Lecce, quindi è andato in Serie A dall'amico D'Aversa. A Ma tanti sono. proposito di Raffià, c'è questo messaggio che ha lasciato ai tifosi biancazzurri. Gente di mare, poco tempo trascorso insieme, ma intensamente. Senza dubbio i mesi più belli della mia vita, mi sono divertito sul campo e ho visto l'Adriatico pieno. Questi momenti rimarranno una delle mie gioie più grandi. Purtroppo non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma sarete per sempre nei miei pensieri. Come calciatore e come persona, vorrei ringraziare i miei compagni di squadra e lo staff per il lavoro svolto. Un pensiero in particolare per Mister Zeman, che mi ha insegnato in pochi mesi una visione diversa del calcio. E infine desidero ringraziare il direttore dell'Icari e il presidente Sebastiani per la professionalità e per avermi dato l'opportunità di indossare questa grande maglia, la maglia del Pescara. A presto, Hamza. Questo è il Bene, messaggio da fianco. salutiamo Raffià e gli auguriamo le migliori fortune in Serie A perché se lo merita. Abbiamo sempre detto che con la Serie C questo giocatore non c'entrava assolutamente nulla. Dicevo, potremmo intitolarla Clamoroso al Cibali, il collegio di garanzia, come tutti voi che ci state guardando saprete.
ammesso il ricorso del Perugia, quindi Perugia giocherà in Serie B e invece Lecco probabilmente tornerà fra i dilettanti. Non è stato invece ammesso il ricorso del Foggia, ma tanto, come giustamente ricordava l'amico Damas la settimana scorsa, non è finita qui perché adesso la palla passerà alla magistratura amministrativa, prima al TAR e poi al Consiglio di Stato, quindi questa è una situazione che andrà avanti fino a fine agosto. E non per ultimo, ma non per Si ultimo, rischierà anche uno slittamento dell'inizio del campionato, probabilmente sì, come non ogni per anno ultimo, succede, d'altronde. probabilmente sì. Dicevo, non per ultimo, ma anzi è un argomento che mi sta molto a cuore. Domenica scorsa si è conclusa la bella, l'ultima edizione del torneo delle professioni, che al di là del fatto meramente sportivo, poi ce ne parleranno i due rappresentanti delle due squadre finaliste, il trofeo se lo è aggiudicato l'Ordine dei Commercialisti, e quindi i giornalisti purtroppo hanno perso, ma credo che sia ancora più importante il fatto che per la prima volta tutti gli ordini professionali si sono aperti alla città, alla collettività, stanno interagendo fra loro, e questo mi sembra il messaggio che questo torneo deve dare, ma lo chiederemo direttamente agli ospiti, che vado a presentare. Non so se è arrivato, perché vedo un ospite nuovo, non so se è arrivato anche il direttore Multinetto d'Amazon. No, non è ancora No, arrivato il ok. direttore. Vado a presentare gli ospiti, quindi il direttore mi aveva già anticipato che aveva un imprevisto dell'ultimo momento, probabilmente entrerà più tardi. Vado a presentare gli ospiti, bentornato al mister Marco Pignani. Ciao Marco. Ciao Vincenzo, buonasera a tutti. Ciao Marco, sempre una visione celestiale dietro questa aria paradisiaca che è dietro le tue spalle. Bentornato da noi. E con te parleremo ovviamente innanzitutto del Pescara, dei primi arrivi, delle partenze delle quali abbiamo già accennato. Bene, da noi sono stati ospiti giocatori eccellenti, allenatori eccellenti, e io non mi stancherò mai di ripeterlo. Prima di essere ottimi professionisti, sono soprattutto uomini per bene. Io questo, scusate, non mi stancherò mai di ripeterlo, perché per me è un aspetto di fondamentale importanza. E stasera abbiamo un altro ex giocatore del Pescara, allenatore. Abbiamo avuto ospite tante volte Mister Pillon. Bene, lui, il prossimo ospite, faceva parte dello staff di Pillon. Benvenuto a Vox Populi a Emanuele Pesoli. Ciao Emanuele. Buonasera Vincenzo, buonasera mister, grazie Ciao. dell'ospitalità. Presentazione adeguata o ho messo qualcosa? No, sei stato bravo, sei stato Oh. anche troppo generoso. Reduce dal camp insieme al nostro amico Francesco Petrarca, che è stato anche lui il nostro ospite qualche settimana fa. Stasera so che non sei in Abruzzo, ma sei in vacanza, finalmente in Sardegna. Sì, appena arrivato a Santa Teresa di Gallura. Mia moglie, erano 2 mesi che non la vedevo, però ecco, ho accolto il tuo invito con molto entusiasmo perché sei un amico, quindi è la cosa minima che potevo fare. E io ti ringrazio per aver accettato il mio invito, grazie Emanuele. Vado a presentare gli altri ospiti. Cosa dire? Io lo chiamo l'uomo dei conti, è anche un team manager esperto ormai del calcio dilettantistico abruzzese. Benvenuto al dottor Nico Peca. Ciao Nico. Ah, è Tutti e entrato il presidente. soprattutto pronto oggi, mi Sì, sentite? sì, sì, sì. Buonasera a tutti e soprattutto onorato di essere ospite della tua trasmissione. Vincenzo, e un caloroso saluto a tutti gli ospiti che sono veramente eccezionali. A parte il mio rapporto con determinate persone di amicizia, anche gli altri che naturalmente sono di questo parterre sono di primo ordine e questo mi fa molto piacere essere con voi. Grazie, grazie Nico, troppo buono come al solito. Vado a presentare gli altri ospiti nell'attesa che arrivi il direttore Multineddu. Parlavo dell'importanza del torneo delle professioni, e stasera abbiamo due rappresentanti delle squadre finaliste. Ecco, intanto
Damaso ci ha fatto vedere il primo dei due ospiti. Complimenti al dottor Michele Di Bartolomeo, che ricordo essere presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Pescara. Complimenti Michele, perché il torneo l'avete vinto voi, ma siete d'accordo con me che la vera importanza del torneo non è soltanto quella dell'aspetto sportivo, ma è un modo nuovo, diverso di vedere del rapporto, no? Prego. Innanzitutto volevo ringraziarti per averci invitato, e per noi è un onore essere qui questa sera a partecipare a questa trasmissione con ospiti illustri. Dicevi bene tu per quanto riguarda il senso, il significato di questo torneo, di questo evento. I professionisti, come ben sapete, occupano un ruolo importante nella società italiana, sono visti sempre, magari chi è medico, avvocato, commercialista, noi per esempio esperti di fisco, coloro che magari conoscono le tasche dei contribuenti, quindi magari molte volte abbiamo una visione anche abbastanza grigia delle categorie. Invece no, i professionisti contribuiscono, a parte al PIL e quello che cosa, però comunque hanno un comune sentire, e fare, ecco, partecipare a questi eventi è un modo per stare insieme, conoscersi sempre meglio e contribuire, ecco, anche alla crescita dei nostri rapporti, del nostro contributo. Possiamo meglio dare il nostro contributo alla società, insomma, sia a livello economico, ma soprattutto sociale. Noi facciamo anche molte volte eventi non solo culturali, ma anche, diciamo, ludici, o comunque che hanno, possono avere qualche volta anche con la cultura. Non ultimo, quest'anno abbiamo premiato a Casa di Annunzio con la visita guidata, poi abbiamo fatto la premiazione dei vecchi iscritti, coloro che avevano 30. Ecco, Michele, scusami, ne parleremo poi, perché so che Emanuele ci deve lasciare abbastanza velocemente. Nel frattempo saluto con grande piacere e con grande affetto, e sono sicuro che il dottor Di Bartolomeo e il prossimo ospite saranno d'accordo con me. Saluto Gianluca D'Onofrio, che ci scrive: buonasera Vincenzo e complimenti alla squadra dei commercialisti da parte degli avvocati. Sempre a proposito di rispetto, sempre. Devo dire, Gianluca è sempre presente e sempre cortese e gentile. A me queste persone le adoro, Michele, sicuramente sarai d'accordo con me. Come no? Allora, il prossimo ospite l'ho lasciato per ultimo, ma devo dire che fra i giornalisti, l'altra volta l'ho presentato come decano dei giornalisti. Stasera non lo presenterò come decano dei giornalisti, anche perché mi ha rimproverato, ha detto: ma se mi presenti come decano la gente immagina che io sia vecchio. Assolutamente no, come direbbe il direttore Multineddu, Walter, siamo diversamente giovani. Bentornato a Vox Populi, a Walter Nerone. Ciao Walter. Ciao Walter. Buonasera a tutti, ma poi non è che la gente lo pensa, purtroppo qualcuno lo sa anche che qualche stagione è passata. Walter, sei d'accordo? Sei d'accordo con Michele e col sottoscritto sull'importanza, la vera importanza del torneo delle professioni? Guarda, questo torneo, devo dire, mi ha un po' preso. Quest'anno, purtroppo, per varie vicissitudini, per impegni concomitanti, come si usa dire, l'ho seguito meno del solito, almeno nello sviluppo sul campo. Ma questo torneo è diventato una cosa persino più seria di qualcuno che lo fa, mi perdonino gli amici, che coinvolge 200, 250, non li ho contati esattamente, tra professionisti pescaresi, alcuni fuori quota, che spesso sono gente non marginale del mondo dello sport, del calcio pescarese o comunque abruzzese, qualche volta anche nazionale. Ma ha creato un ambiente, un movimento, ha creato degli interessi. Quest'anno, per vari motivi, siamo arrivati a metà luglio, gli altri anni riuscivamo a finire prima e magari anche un po' meglio dal punto di vista organizzativo. Io spero, anzi sono convinto, che l'anno prossimo riusciremo a rimettere le cose in perfetto ordine, però iniziarla in 8 squadre, finirla in 8 squadre, aggiungere persone lungo il cammino e, salvo un paio di casi forzati, non perdere nessuno per strada, è un successo inimmaginabile. Assolutamente, assolutamente. Dopodiché, con 250 protagonisti, ditemi come si fa a evitare qualche polemicuccia, battibecco, ma se non ci fossero, diciamo, vuol dire che staremmo a fare una cosa finta,
e quindi io sono contento anche delle polemicucce e dei battibecchi. È passione, assolutamente. Certo, il termine giusto, è passione. Per cui io sono convinto che già dal prossimo anno riusciremo a rimettere questo torneo nella cornice giusta degli eventi pescaresi di primo piano. E anche a proposito, qualche iniziativa collaterale, l'anno scorso abbiamo fatto un'iniziativa benefica. Sì, a favore dell'Ucraina. Quest'anno stiamo sistemando un po' le cose, ma torneremo a farci notare anche su quel lato. A proposito di torneo, tanto poi con Michele e con Walter torneremo a parlarci. Scusa Vincenzo, c'è Nico Peca che è girato, dovrebbe spostare sì, e Nico. Abbiamo anche Gianfranco che ci ha raggiunto, il direttore. Ah, ok. Solo che lo vedo solo con l'audio. Va bene, allora Manuele, sono le 21:17, so che tu ci devi lasciare anche perché da oggi iniziano le tue vacanze, quindi non voglio rubarti molto tempo. Walter Nerone parlava di torneo. Ecco, il torneo si sta avvicinando, no? Fra un mese circa, 40 giorni, inizierà prima la Serie A, poi la Serie C a fine agosto, 20 agosto la Coppa Italia. La Pescara Calcio ha iniziato il momento del ritiro domenica scorsa, non so se hai avuto modo di vedere insomma qualche giocatore che è arrivato, ma ne devono arrivare ancora tanti altri. E prima parlavamo nella presentazione delle partenze di Lesciano e di Raffià, oltre Palmiero. Ecco, insomma, la conferma ovviamente di Zeman. La tua idea qual è? Intanto, secondo te, la scelta di Zeman è stata la più giusta, la più opportuna? Ma Vincenzo, assolutamente appoggio la scelta della società e del direttore De Ligari, perché comunque la figura, quindi la persona, lo status di mister Zeman, può dare entusiasmo, può in qualche modo consolidare anche quello che può essere un discorso di unione di intenti tra società e tifosi, perché Zeman è riuscito in 3 mesi a far pace con tutti, no? Quindi quello che può essere magari quei piccoli attriti che c'erano tra società e tifoseria sono stati messi da parte, e Pescara nei mesi che è stato Zeman è cresciuto moltissimo, sia a livello tattico-tecnico che poi come entusiasmo della tifoseria, che ha spinto la squadra a un passo dalla Serie B. Quindi credo che la soluzione di riconferma sia assolutamente positiva. Allenatore forte, allenatore che stimo tantissimo. Naturalmente poi ecco, c'è da dire che da queste partenze e dal mercato che poi la società potrà e andrà a fare, sicuramente ci sarà da costruire tanto, perché comunque già. Ecco, Manuele, secondo te, soprattutto non tanto quella di Raffià, perché si sapeva che il primo a essere ceduto per motivi anche soprattutto finanziari sarebbe stato Raffià. Ma la partenza di Lescano, visto che Zeman sembrerebbe puntare su Vergani, anche se si parla di Tomassini del Pisa, si fanno anche altri nomi. Secondo te, cedere un giocatore come Lescano che ha fatto 20 gol lo scorso anno? Io capisco, lo stesso presidente Sebastiani in un'intervista ha detto: signori, io purtroppo sono costretto a lavorare così. Non possiamo permetterci di fare i grossi investimenti, altrimenti il 20 giugno dell'anno prossimo Pescara non si può iscrivere. Quindi qual è la tua idea? Cioè il fatto che ci saranno 6-2004, ecco, la forza per una società di scegliere Zeman è quella. Zeman non cerca giocatori quotati, lui vuole giovani, giocatori che hanno fame. Secondo te? Ma Vincenzo, io quest'anno ho avuto come prima, diciamo, esperienza la possibilità di allenare in Serie C nella Viterbese. Sì. E in 9 partite, oltre a quello che poi magari sai da spettatore, e riesci magari a vedere da fuori, riesci pure magari in qualche modo quando subentri e quindi sei dentro a quello che può essere proprio il meccanismo e quindi il campo,
e percepire che in Serie C ci vogliono anche i giocatori, oltre che a tanti giovani promettenti e scommessi che poi in qualche modo realizzeranno quello che magari può essere il loro futuro come delle monete, eccetera. Però ci vogliono almeno 4-5 giocatori importanti per vincere. A proposito di Viterbese, Emanuele, ma il colpo del Pineto che ha preso Volpicelli? Emilio è un bel giocatore, giocatore forte, giocatore con grandi colpi, è da mentalizzare un pochino nella continuità, perché poi è uno di quelli che si sente bravo perché lo è, e si piace un pochino troppo, però se ha uno che lo bastona e che in qualche modo lo fa stare sul pezzo, è un giocatore importante. Nel frattempo vedo con piacere che è arrivato il direttore Multineddu. Ciao Gianfranco, ben rivisto. Microfono Gianfranco, microfono. Eccolo, scusate. Buonasera a tutti. Saluto Emanuele Pesoli in particolare perché praticamente proprio nel 2006-2007 era... Senti, ma tu, scusami Gianfranco, ma tu dove stai? A Cagliari? Sì, sto a Cagliari. E lui sta a Santa Teresa di Gallura. Ma sta a 300 km. Ho capito. Vabbè, ti volevo dire, buonasera. Prego. A tutti, scusate. Buonasera, ciao. Vedo quel santuomo di Marco a Pignani, sempre con la sua aureola. Allora, stavi dicendo, prima che ti interrompessi... No, dicevo, nel 2007... Emanuele, tu avevi Roberto Ottaviani vero? Riccardo Galleri. E Riccardo Galleri, bravo, esatto. Eri uno dei giocatori candidati per venire, non so se te l'aveva detto mai Riccardo piuttosto che sì. Roberto. E poi è saltato tutto, non ricordo neanche più dove poi sei finito, insomma. Mi ricordo benissimo, come no. Mi rendono partecipe delle possibilità che avevo. Roberto e Riccardo erano i tuoi amici, tra l'altro, perché con Roberto siamo stati a Monte Rotondo. Ma quindi hai avuto anche mio fratello Stefano? Sì, io tu considera che quell'anno io facevo la Beretti, il primo anno di Beretti, che poi c'erano tutti i giocatori là che scendevano dalla prima squadra, ce l'aveva Attilio. E praticamente vincemmo il campionato con quella squadra del Monte Rotondo, perché Pietro Leonardi voleva vincere. Noi abbiamo fatto una squadra di 10 sardi e 10 romani, quindi una squadra un po'... Direttore, veniamo ai giorni nostri. Stavamo dicendo con Emanuele, stavamo commentando i primi passi, i primi movimenti del calciomercato del Pescara, no? Hai visto anche tu, Raffià ceduto a Lecce, Lescano da oggi è un giocatore a tutti gli effetti della Triestina. Prego. Che dire, Vincenzo, io intanto mi sono espresso più volte rispetto a questa cosa, sai benissimo che io... appena è arrivato Zeman, al di là del fatto che Zeman comunque... è sinonimo di, diciamo, di grande lavoro e di grande attenzione, però ho pensato anche che Zeman poteva essere per la società quell'allenatore che gli toglieva un po' le castagne dal fuoco. In che senso? Arriva un allenatore diverso e ti chiede giocatori. Zeman invece, così come ha fatto negli anni in tutti i posti dove ha allenato, ha fatto crescere dei giocatori, li ha fatti diventare importanti, quindi l'idea del presidente, l'ho detto più volte, è questa: con Zeman va sul sicuro, insomma, da questo punto di vista. Quindi... Ok, stessa domanda a mister Marco Pignani, poi voglio sentire Michele e Walter. L'abbiamo detto già diverse volte, Vincenzo, la continuità con Zeman è proprio questo, anche perché hai detto bene prima, poi giugno dell'anno prossimo, se fai delle spese folli, è capace che il Pescara poi non si possa riscrivere, e quindi calcolando quello che sta succedendo un po' in giro per l'Italia, diciamo la continuità di una società è quella più importante, perché poi possiamo dire fare tante cose, ma poi immagina che catastrofe che potrebbe succedere nel caso il Pescara non si iscrivesse al campionato. Insomma, sarebbe
per noi pescaresi sarebbe un disastro totale. Senti, ma qualcuno dei nuovi arrivati, ad esempio Pierno, Squizzato a centrocampo, ex Inter, insomma, soprattutto si parla molto bene di Tunjov della Spal, ce ne ha parlato il direttore Minguzzi. Prego. Io conosco molto bene Pierno, secondo me è un giocatore che arriverà perché ha delle buone caratteristiche. E con Zeman, secondo me, per il modo in cui lui vuole giocare, è un giocatore che sarà una bella rivelazione, secondo me. Walter, quello che hanno detto gli altri ospiti è assolutamente condivisibile, però tutto sommato i tifosi si fanno questa domanda: ma è possibile che il Pescara ogni anno debba stravolgere, rivoluzionare la squadra? Raffià era sicuro che andasse in una squadra di Serie A, con molta probabilità, ma insomma. Ma possibile che questa società non ha la forza di trattenere almeno un giocatore importante, che si debba riniziare sempre da capo? Prego. Ma oddio, questa società non vedo cos'altra potrebbe fare. Possiamo dire tutto e il suo contrario. Questa società sono 12 anni che iscrive regolarmente la squadra al campionato. Io in varie occasioni ho avuto molte perplessità e qualche volta spesso, diciamo, non ho evitato di farlo sapere su alcune scelte, alcuni atteggiamenti. Però il fatto è questo: questa società non può fare a meno di fare un mercato, il mercato che fa, sì, potrebbe fare qualcosa di diverso, ma non può fare a meno come linea di impostare il mercato come lo imposta. C'ha un giocatore buono, venderlo appena possibile al prezzo migliore. Poi ecco, magari qualche volta si può discutere se era opportuno vendere quello, vendere quell'altro, ma francamente, prima è stato detto, qui la cosa che non abbiamo né sceicchi né petrolieri, diciamo, di borgata, né grandi muratori come si usava una volta, no? Che pigliavano le squadre, poi andavano dal sindaco, sto pieno di debiti, un appalto, una cosa. Allora, il calcio moderno, ormai sono una ventina, certo, d'anni, ci ha insegnato, il calcio non si fa più in quel modo, certo, anche se ogni tanto sta tiritero, riconsegna la squadra al sindaco, il comune, la squadra è della città, non è del presidente, cioè, sono cose che si dicono in certe situazioni, diciamo, è anche sana retorica, però non funziona così. Le fideiussioni su gli impegni delle società non le mette né il sindaco, né il club degli ultra, né quello degli amici di papà. Le fideiussioni le mette il proprietario del pacchetto azionario. Quindi questa società, finché non arriva qualcuno che dice: scusa Sebastiani, quando vuoi 5, eccotene 10, basta che te levi di torno. Ecco, finché non arriva qualcuno che può fare questo, secondo me ha solo questa linea di condotta. Dopodiché è chiaro che se questa società è obbligata a vendere Raffià, è obbligata in qualche modo a vendere Lescano, io fossi Lescano, poi tra Pescara e Triestina, avrei contato fino a 74, e se voglio fare carriera, se voglio stare in vetrina, intendo, perché poi dopo, per l'amor di Dio, c'è chi va in Arabia perché non gli frega più niente, certo, della carriera, della, certo, vetrina. Però ecco, se si può discutere di questo o di quell'altro, ma secondo me l'aspetto divertente di tutto questo qual è? È che tu vivi di espedienti, dopodiché ti pigli Zeman allenatore e nessuno crederà mai che vuoi solo partecipare. Questa, certo, è la vera sfida di quest'anno. Guarda, certo, i nomi della campagna acquisti, io manco li ho guardati più di tanto, ne so qualcosa ovviamente per come si dice, per forza quasi, ma che loro prendano il meglio sulla piazza o che prendano quello che passa il convento al primo fischio del primo minuto del campionato 23-24, il tifoso medio pescarese dice: noi quest'anno giochiamo per vincere. La critica
gli addetti ai lavori di Pescara, ha riconfermato Zeman, vuole vincere. La sfida di quest'anno è questa, che se arrivi secondo per qualcuno, fatto ultimo, hai perso. Questa è la vera sfida di quest'anno. E dal mio punto di vista diventa molto interessante. Assolutamente. Dopodiché io non sarò quelli che dirà se arrivi secondo hai perso. Io non lo dico, lo dico Assolutamente, da sono anni. d'accordo con Però te. la Sono sfida è perfettamente quella. d'accordo. Aspetteremo il 1º settembre, questa è un'altra assurdità del calcio italiano. Dobbiamo aspettare le 23 del Poi primo magari settembre. parleremo anche di ammessi, esclusi. L'ho detto, bravo Walter, l'ho detto nella presentazione perché è uno scandalo, secondo me. Perché E qualcuno dirò perché. Però prima consentimi di salutare Emanuele Pesoli perché so che ci deve lasciare. Emanuele, io ti ringrazio ancora un'altra volta e ti aspetto da settembre, ovviamente. Ti aspetto da settembre. Grazie a te per Ciao l'ospitalità, un Emanuele, saluto. in bocca al lupo. Non goditi, avere goditi le vacanze. Manu, Manu, Dimmi, salutami Riccardo Fissore, visto che sei stato. come fai a conoscere Riccardo? Guarda, Sta so tutto, vai, non ti qua, preoccupare. sta qua, sta anche lui Salutami, qua. salutami Ricky. Sempre. Grazie, grazie Emanuele, buona serata, a presto. Grazie Allora, anche per l'ospitalità. grazie a te, un abbraccio. Allora, presidente Di Bartolomeo, voglio condividere con te un messaggio molto interessante, di Piero Pierferice che saluto. Oggi ho sentito la prima conferenza stampa di Giuntoli alla Juventus. È cambiata la musica. Sebastiani praticamente ha detto quasi la stessa cosa con le dovute differenze. Che ne pensate della sostenibilità nelle società? Eccomi, questo Michele è un argomento molto interessante. È il problema numero 1 del calcio italiano, se vogliamo, la sostenibilità. Esatto, io mi trovo d'accordo con quanto detto, è chiaro che non sono un tecnico, quindi parlo come appassionato di calcio e tifoso, sono perfettamente d'accordo con quanto ecco, ha detto Walter, e noi dobbiamo essere già contenti che ogni anno ci iscriviamo al campionato, purtroppo non si trovano altri personaggi che forse in passato hanno dato e dato tanto, perché noi abbiamo avuto grandi giocatori, grandi campionati, per cui però diciamo che la umiliazione di non iscriversi, come è accaduto a tante grandi squadre, pensate al Palermo, al Catania, quante squadre sono fallite di grandi città, noi siamo sempre lì, ci iscriviamo, c'è cioè, la garanzia, quindi l'onore di iscriversi al campionato lo abbiamo sempre. Quindi forse molto un bagno di umiltà va fatto da parte di tutti, insomma. Premesso che chi ha il potere economico in città probabilmente ha già dato o non vuole più, perché sapete il calcio quanto è difficile in una piazza come Pescara, dove c'è gente che capisce il calcio, dove il popolo pescarese è passionale. Quindi io credo che dobbiamo essere contenti del fatto che ogni anno garantiamo questa iscrizione, insomma, con decorosamente riusciamo sempre a fare buoni campi, anche quest'anno in fondo per piccoli errori, così però siamo arrivati in semifinale, insomma, cioè abbiamo fatto un bel cammino, oppure abbiamo sfiorato la A anni fa con Torino, cioè siamo sempre lì, ecco, comunque quindi secondo me bisogna ben guardare prima, ben approfondire prima di dare giudizi, per cui sono d'accordo. Altra curiosità, parlando sempre evidenziando l'aspetto finanziario, del calcio, ma insomma, ma questi arabi che pagano 25 milioni di euro all'anno a Milinkovic-Savic offrono 40 milioni all'anno a Lukaku, che adesso sembrerebbe andare alla Juve molto probabilmente. Insomma, offrono stipendi milionari, ma io so che la UEFA ha imposto il fair play finanziario, insomma, ha sanzionato il Barcellona, che non è una delle ultime società europee, per mezzo miliardo, 500 milioni di euro. Sì, 500 milioni di euro. Ha bloccato il mercato per una finestra di mercato al Manchester City. Insomma, adesso, soltanto adesso, i bilanci della Roma e dell'Inter sono stati riammessi. Ma insomma, come si fa a competere? Ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Mi interessa sapere la tua opinione.
Ma innanzitutto restiamo con i piedi per terra, quello è il mondo dei sogni a cui noi è meglio che non ci accostiamo, perché cosa avviene a noi non ci interessa, perché è inutile, qua siamo così, in un programma pubblico per cui magari certe considerazioni nemmeno è bene fare. Noi restiamo con i piedi per terra e guardiamo al mondo reale, quello vero, quello che affrontiamo noi come lavoratori, nello tutti, perché là parliamo, quando parliamo di arabi o altro, parliamo di un'altra Sì, cosa. ma Michele, perdonami, la domanda ha un senso preciso. Cioè, secondo te gli arabi faranno la fine che ha fatto la Cina? Tu ti ricordi il campionato cinese quando prese Stefano Pellè, l'attaccante della nazionale, per 15 milioni di euro? Ma poi la Cina non ha avuto un grosso seguito. Cioè, il senso della domanda è: secondo te gli arabi che come mission vogliono, insomma, vogliono fare in modo che il loro campionato diventi uno dei migliori al mondo. Ma è possibile? Ci riusciranno? Secondo Hanno. me no, assolutamente no, anche perché il calcio è anche un fenomeno culturale, quindi bombarlo con tutti questi soldi fino a un certo punto, loro non hanno la cultura del calcio, non hanno quella passione, quell'istinto che abbiamo noi, col calcio ci si nasce, insomma, quindi alla fine sono paesi che mai troveranno, perché hanno un altro modo di pensare, insomma, quindi io sono convinto che andrà a finire come è stato per la Loro, Cina, lo, per gli lo. Stati Uniti, secondo me lo stesso. Prego, Per loro il Walter. calcio. Per loro, giustamente, per loro il calcio è altro, è uno strumento per entrare Esatto. nel grande business e anche diventa uno strumento politico per, Certo. come dire, per partecipare a certi tavoli, per essere Sedere a certi tavoli. protagonisti in certi contesti che non sono soltanto sportivi, ma sono anche economici e quindi politici. Loro hanno puntato sul calcio per questo grande affare. E non hanno problemi di solvibilità perché non esiste che possa fallire una delle loro società. Risorse Loro infinite. semplicemente un giorno magari uno si stufa, dice, sapete che c'è, da domani andate a fare Faccio qualcos'altro, un'altra cosa. vi liquido quello che vi dovevo dare e vi mando a spasso, cosa che non Quindi, può succedere. se ho capito bene, per te rappresenta non solo l'evento sportivo, ma è soprattutto un evento di natura, c'è un significato mediatico, politico, un interesse molto più Politico ed grande economico, sì, del calcio. politico ed economico, quindi mediatico, o se vogliamo possiamo rovesciare, mediatico, quindi politico ed economico, però quello è la partita è quella. A loro non è bastato andare a comprare alcune società inglesi, addirittura diciamo in qualche caso si è rivelato pure Boomerang, no? Perché se ne parlava prima, il fair play, queste cose qua, a casa loro. Le regole se le possono inventare e stanno cercando di entrare. Guardate che sono già dentro, hanno posizioni importanti nella FIFA. Non è che insomma gli sceicchi fanno da spettatori come hanno fatto i cinesi. I sceicchi quando entrano in una partita, non dico che vogliono mettere il pallone, ma siamo lì. E i cinesi invece volevano entrare nel grande affare, portando lì una quindicina di campioni a fine carriera. Poi c'è stata la crisi economica, è fallita un paio di società, è finito tutto. Ma loro pensavano di fare il grande calcio, a casa loro e quindi di diventare importanti in quel modo. Gli arabi non fanno così. A loro non gliene può interessare di meno di, come dire, di avere il campionato, qualcuno che va a comprare i diritti del loro campionato, loro continueranno casomai a comprare i diritti dei campionati Eh altrui. certo, Nico, È altra storia quella dei sceicchi. vedo che stasera hai qualche difficoltà di connessione, però adesso ci sei. Volevo sentire anche la tua opinione in merito. Stiamo parlando della sostenibilità del calcio. A proposito di arabi, ma i mondiali in Qatar hanno dimostrato che, insomma, li sanno anche organizzare i mondiali. È caduto un'altra volta. Direttore, la domanda la giro a te. Anche a discapito della tutela però di interessi, soprattutto della tutela dei lavoratori, no? Sì, quella, diciamo, stendiamo un velo pietoso sulla tutela dei lavoratori, perché abbiamo visto lo scandalo appunto dei un po' schiavizzati. Però quello che volevo dire è che purtroppo noi, a differenza, volevo dire, di quello che pensava il dottore,
Purtroppo gli arabi ci stanno rubando pian piano i migliori giocatori. Adesso ho sentito che anche Immobile presto andrà negli Emirati, e ci saranno i giocatori migliori che andranno naturalmente a guadagnare gli ultimi spiccioli. Scusami Gianfranco, secondo te la proposta di Lotito, il giocatore vorrebbe 50 milioni di euro, troppo alta oppure gli vale? Parliamo di un giocatore che lo scorso anno ha vinto la Scarpa d'Oro, giocatore che ogni anno chiude in doppia cifra, quest'anno nonostante tutti gli infortuni ha chiuso a 15 gol, mi sembra, se non erro, qualcosa meno, ma giocando la metà delle partite. Quindi io ritengo che Immobile naturalmente è ancora un giocatore a 33 anni, quindi è proprio nel massimo della sua carriera, secondo me, perché adesso non possiamo pensare che Immobile è diventato vecchio, così come, cioè, un giocatore che secondo me sta proprio al top in questo momento della sua carriera. Poi nei prossimi 2, 3, 4 anni probabilmente potrebbe andare a giocare ovunque, però visto che gli si offre così una cifra così importante, io ritengo che, avendo 4 figli, lui dice: sai che c'è, io devo sistemare i miei figli, le famiglie di qualche amico, insomma, voglio dire, queste situazioni qua poi si spogliano della bandiera, si tolgono tutto di dosso e come hai visto salutano e sono felici dall'altra parte, dove fanno parte di un mondo dorato. Quindi senti, purtroppo sì, dimmi. Una curiosità però me la voglio togliere, che ascoltarti è un piacere, così come ascoltare Walter, Michele, Marco, e speriamo di poter ascoltare anche Nico Pecca, perché vedo che ha difficoltà stasera di collegamento. Ma lo scambio Cuadrado dalla Juve all'Inter e Lukaku alla Juve, e i tifosi dell'Inter e della Juve già hanno detto che non li vogliono, non ti fa un po' sorridere una situazione del genere? Nel senso, io a Roma noi vedemmo tanti anni fa lo scambio, cioè Manfredonia alla Roma, Petrelli dalla Roma alla Lazio, Spinosi diventa allenatore della Lazio, cioè voglio dire, queste cose qua ci sono sempre state. Ora che poi i tifosi all'inizio possono dire qualcosa, ma poi quando il giocatore inizierà a fare gol si dimenticano tutto e passa la paura, cioè sono due campioni che andranno sicuramente a rafforzare sia l'una che l'altra squadra. Poi ripeto, purtroppo le bandiere abbiamo visto, le stiamo ammainando man mano. Prima ci preoccupavamo del fatto che potevano passare appunto da una squadra della stessa città all'altra, oggi invece li vediamo che prendono l'aereo e vanno verso gli Emirati Arabi, qualcuno ancora in America, qualcun altro andrà da altre parti. Però il calcio italiano è un calcio che lo vediamo anche dagli acquisti, noi vediamo le squadre italiane che sono tutte zeppe di giocatori stranieri che vengono qui, si rafforzano, diventano più bravi e poi riprendono il cammino verso altri lidi. Quindi noi diventeremo un laboratorio dove poi potranno andare a giocare nei campionati più importanti. Un po' quello Nico, che... Nico. L'ultima sì, cosa, poi chiudo, ma devo chiudere perché sto in un posto dove mi devo muovere. Okay. Dico questa cosa qui, scusate se vi rubo quel minuto in più. Prego, prego. Noi in questo momento dobbiamo soltanto fare ammenda di tutto quello che sta accadendo, perché probabilmente ci siamo arrivati grazie al fatto che abbiamo aperto i nostri porti, no? Per queste persone abbiamo aperto Coverciano e li abbiamo fatti diventare allenatori, li abbiamo fatti diventare manager. E quindi, nella tua domanda iniziale, hanno organizzato bene, sì, grazie anche alla manovalanza italiana, anche ai manager italiani che sono andati lì e hanno creato quel po' di cosa. Vi saluto okay. A tutti. Aspetta, Gianfranco, scusa, una cosa volevo chiederti, ma quanto c'è di tuo nella vittoria dell'Under 19 agli europei?
Vogliamo Grazie, farla vedere questa no, allora, foto. no, devi sapere una cosa. Io purtroppo mi trovo sempre in mezzo a queste piccole cose. Quando mi sono rivisto con Alberto Bollini, dove 20 anni fa, poco più, gli feci il primo contratto, la Lazio glielo feci io, lo battei proprio io. Feci proprio il contratto, ci siamo rivisti con piacere e lui ha avuto il quaderno. In quel momento poi lui partiva per partecipare al campionato europeo. Quindi vedere... E quindi gli è servito Beh, quaderno naturalmente. Europeo. Allora c'è un pizzico di multineddu nella vittoria, cioè. Beh, porta fortuna. Spalletti ha portato fortuna, a Inzaghi ha portato fortuna, altre squadre italiane, a Bollini ha portato fortuna, quindi voglio dire, qualcosa di buono per il calcio lo facciamo. Purtroppo sono rimasti soltanto, è rimasta soltanto la carta. E Totò diceva una cosa, però mi taccio, è meglio. No, ho capito cosa vuoi dire, Gianfranco. Noi ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla settimana prossima. E come tu sai, sarà l'ultima puntata. Poi riprenderemo a settembre. Non posso mancare. Allora ti aspettiamo. Poi chiaramente ti aspettiamo a Pescara. Ciao, ovviamente, ciao, intanto, intanto ci vediamo martedì prossimo. Ciao, Gianfranco. Ciao, ciao. Grazie a voi. Allora, vediamo se riusciamo a collochiare anche con Nico Pecca, perché no, non ci riusciamo. Stasera vedo che è una connessione assolutamente disturbata. Marco, volevi aggiungere una tua considerazione sul ragionamento che stiamo facendo? Ma guarda, Vincenzo, possiamo stare a parlare le ore intere. Diciamo che questi adesso hanno, come tutte le persone, hanno tanti soldi. Sono dei capricci, io li chiamo dei capricci, no? Adesso si sono inventati questa storia qui di portare giocatori importanti lì e secondo me ne porteranno ancora tanti altri. E quindi... Il problema, Marco, il problema è che non portano soltanto giocatori cosiddetti anziani, no? 40 anni, 38 anni, ma prendono giocatori che possono giocare ancora tanti anni. Pensa a Brozovic, pensa a Milinkovic-Savic, pensa a tanti altri. Prego. Mi ramando proprio quello. Vorrei capire da loro la motivazione di andare a fare questi campionati qui a età di 27-28 anni, quando possono fare ancora campionati importanti e togliersi delle belle soddisfazioni. Uno può dire, va bene, vado lì perché mi danno tanti soldi. Però non credo che Milinkovic-Savic debba andare in Arabia Saudita per non diventare già milionario, quindi io al posto suo avrei fatto ancora dei campionati importanti di qua, cioè andare a giocare lì è come è un po' di... Marco, se vuoi lo stesso discorso lo faceva Walter prima, no? A proposito di Lescano, no? E che è andato a Trieste, perché si dice, ti ricordi, no, il discorso che facevamo? Lescano sarà ceduto, questo disse la società, ha sempre detto. Infatti Walter diceva una cosa giustissima, cioè non è che sei andato via da Pescara per andare a un'altra piazza importante, no, no, nulla da togliere alla Triestina, ci mancherebbe altro. Però voglio dire, non è, io non so adesso l'ingaggio di quando... 500.000 euro netti in 3 anni. Non so quando prendeva Pescara. Però voglio dire, vabbè, però cioè, andare da una piazza come Pescara, andare alla Triestina con tutto il rispetto, io insomma, anche il suo procuratore o chi l'abbia consigliato, secondo me ha fatto una grande stronzata. quindi io sarei rimasto tutta la vita a Pescara, fondamentalmente. Poi se dal Pescara mi chiama la Sampdoria, mi chiama il Genoa, mi chiama il Bologna, mi chiama... Io parlo di squadre non top player, ma di squadre medio-alte, allora avrei detto sì, faccio un esempio, no? Tipo Bologna, tipo Lecce, tipo queste realtà qui. Andare via a Pescara per andare alla Triestina, avrei fatto una stupidata grandiosa. Vediamo se riusciamo a far parlare Nico Pega, perché stasera, come ho già detto, ha molte difficoltà. Prego Nico. Ci senti? No, non ti sentiamo, Nico. Purtroppo non ti sentiamo.
Purtroppo, mi dispiace perché con lui dovevamo parlare soprattutto del lavoratore sportivo, che è una novità assolutamente interessante, contenuta dentro al decreto legislativo, come tutti noi sappiamo, è entrato in vigore dal 1º luglio, ma possiamo parlare anche con gli altri ospiti. Walter, come giustamente ricordavi prima, vorrei con te e poi anche con Michele e Marco parlare anche della decisione, no? Della sentenza del Collegio di Garanzia. Del CONI, no? Ma è vero, da una parte è vero che ci sono delle regole, quindi basterebbe far rispettare le regole che ci sono, ma è mai possibile che quando si va a stilare il calendario di Serie B, X Modena, cioè nel 2023 dobbiamo vedere ancora una X, poi Perugia ha messo a giocare in Serie B, il Lecco che sul campo ha meritato giocherà nei dilettanti, ma che calcio è? No, io dico, quali sono queste regole a cui ci aggrappiamo? Proviamo a fare un esercizio. Come si chiama? Il Southend-on-Sea, mi è venuto in mente così perché una volta ci sono passato, un bellissimo paesino sulle rive del Tamigi, no? Vince il campionato, dopo si riuniscono lì al comitato alla Premier e dice no, tu non puoi giocare con noi. Anzi, sai che c'è, te ne torni a casa. Non esiste neanche l'ipotesi. Non esiste neanche l'ipotesi. In Germania una squadra vince il campionato di terza serie e poi dopo un mese si riuniscono, dice, ma c'è lo stadio piccolo, quindi torna a casa. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, questo è il calcio poco serio che ci siamo dati noi. Perché qualche anno fa, quando il Castelli Sangro ha giocato in Serie B, adesso per fare un esempio a tutti noi, diciamo più che noto, quanti posti aveva quel campo? Beh, una volta è la capienza, una volta è l'illuminazione scarsa perché non vanno bene per le riprese televisive, un'altra volta sono gli spogliatoi. Allora, il calcio nostro è un calcio povero. Se ci rubano i Milinkovic, Savic, eccetera, è per un motivo banalissimo. Serie A inglese, società proprietari del campo dove giocano 18 su 20. Serie A tedesca 17 su 20. Serie A spagnola 18 su 20. Serie A italiana 3 su 20. No, quattro. Quattro. La storia di Udine è un po' più complessa. Vabbè. Comunque, diciamo quattro, va, diciamo quattro. Ma poi quali sono queste quattro? Le grandi italiane, non ce n'è una tranne la Juventus, che anche per questo è ovvio che a molti dà fastidio, perché è l'unica solvibile. È l'unica solvibile. Certo, sono d'accordo. Tranne la Juventus, non ce n'è uno che è proprietario dello sgabello del bar dove fanno colazione i giocatori. Diciamo anche Senta. un'altra cosa, Walter, diciamo anche un'altra cosa, suppongo che sarai d'accordo con me. In Italia penso agli americani, no? Dei proprietari della Roma. Quando in Italia si prova soltanto a fare un progetto di uno stadio, Quello è già arriva agli dopo. avvisi di garanzia. La Prego. riflessione che vorrei far fare io è un po' prima di questo. È vero questo, però chi ha voluto farlo, la Juventus, il Sassuolo, chi ha Sassuolo, voluto farlo l'ha Frosinone, fatto, il certo. Bergamo, Frosinone, giusto? Chi voleva farlo l'ha fatto. Se hai le risorse, lo fai. E quando comincio a fare i progetti, il comune in cambio mi fai urbanizzare quell'area? No, io là ci aggiungo un supermercato. No, tu vuoi fare lo stadio, punto. Allora, il ragionamento alla fine siamo lì. Tu, nel momento in cui prendere una società diventa la strada per prendersi il maxi. Qualche anno fa a Pescara hanno presentato un rendering di un meraviglioso stadio dietro la Pineta con abbattimento dello svingolo a trombetta, mega centro commerciale, non so quanti 3 ettari a villette,
se tu vai in Inghilterra con un progetto del genere, ti fanno riattraversare la Manica a nuoto. Ti fanno riattraversare la Manica a nuoto. Qui invece partiamo così, e allora poi arrivano gli avvisi di garanzia, perché certo, dice, tu vieni dall'America a fare il campo nuovo a Roma, ok, pigli un pezzo di terra, costruisci lo stadio, poi se sei bravo, con lo stadio fai i tuoi affari. Con lo stadio fai i tuoi affari, non che ti pigli il centro commerciale a fianco. Andiamo tutti noi adesso, grazie ai low cost, no? Andiamo a Barcellona piuttosto che a Londra, e lo stadio del Chelsea sta in mezzo alle case. Non hanno dovuto espropriare ettari e ettari per aggiustare, ed è una macchina che produce soldi, come lo è quello del Tottenham, no? Che hanno rifatto, dov'era lo hanno rifatto. Allora, qui qual è il problema? Che non si può fare lo stadio, o che non si può fare come vorrebbero farlo alcuni? Io non mica dico che sono, per carità, tutti progetti meno che corretti, è che la strada è tortuosa, ti viene l'idea che il calcio è un grimaldello, cioè è un mezzo, non è il fine. E siccome il calcio dovrebbe in questo caso essere il fine e non il mezzo, ecco che la carne poi, perché le cose poi sono interconnesse, no? Poi arrivi a vendere i diritti e ti accorgi che la cifra che hai fatto, ti ridono in faccia i tuoi... Walter, a queste tue... Che adesso dovranno discutere di 300, 250, 300 milioni in meno del preventivato che incasseranno al prossimo bando. E il problema qual è? Il problema qual è? È che il prodotto è poco appetibile, poco vendibile. Certo. Evidentemente chi sta su quel mercato dice, ma Verona, è inutile che mi metti Verona Salernitana alle 6 di pomeriggio, in Cina piuttosto che in Canada, a parte 50.000 immigrati italiani, zalza nessuno per vedere Verona Salernitana. Alle 6 di pomeriggio. A queste tue considerazioni, Walter, a queste tue considerazioni aggiungo che poi voglio sentire anche Michele Di Bartolomeo su questo argomento, che è veramente molto interessante. A queste tue considerazioni mi permetto di aggiungere che abbiamo visto col Pescara l'anno scorso, abbiamo visto campi di calcio, che chiamarli campi di calcio è un eufemismo, significa fargli un complimento. Faccio un esempio: Monterosi aveva lo stadio l'anno scorso, adesso il Lecco dovrebbe tornare a giocare ai dilettanti. Ce lo disse il collega Agostino Di Spirito, infatti, in trasmissione. L'hanno fatto ad aprile lo stadio del genere. Monterosi era costretto a giocare le partite casalinghe a Pontedera, a 300 km di distanza. Pineto. Lo stesso Pineto, sappiamo tutti, sì Marco, ho visto il dito, ti do subito la linea. Lo stesso Pineto non ha lo stadio, deve fare i lavori. Pineto giocherà... avrebbe fatto giocare a Pineto, c'ha 2000 posti, ok, 2000 spettatori, punto. Certo. L'importante è che dentro lo stadio la gente non sia costretta a tenere in piedi le mura appoggiandosi, cioè che lo stadio sia sicuro e ospitale per il numero di persone abilitate. Ma perché a Lecco dovrebbero fare un campo da 15.000 persone? L'anno prossimo retrocede, tornano in 55 allo stadio, e intanto hanno dovuto fare lo stadio da 15.000 o da 7.000. Ma di che cosa stiamo parlando? Certo. Marco, fammi sentire il presidente Di Bartolomeo, ti do subito la parola. Michele, insomma, Walter ha toccato un argomento che noi a Vox Populi da mesi ne parliamo, cioè in Italia esiste un problema di impianti sportivi, di campi di calcio e non solo, e Walter ne ha parlato veramente molto bene. Vero. Voglio ricordare soltanto che tu sai molto meglio di me che arriveranno in Italia molti soldini dal PNRR. Devono arrivare. A proposito di stadi, non sono previsti soldi del PNRR né per lo stadio di Firenze né per quello di Venezia. Prego.
Allora, io innanzitutto dico che sì, è vero, mancanza, gli impianti in Italia sono allo stato fermi agli anni 70-80, però non ci scordiamo che non è solo nel calcio, guardate le scuole, ospedali, no, vabbè. Quindi secondo me dobbiamo essere anche obiettivi. Io ti dico che è vero questo, è anche vero che ci sono imprenditori che vogliono, chiunque si muove, aspetta l'aiuto, vuoi della politica, vuoi dello Stato, insomma, ecco, deve anche finire questa cosa, uno vuole fare un investimento, prenderlo, fa, insomma, ecco, se crede di fare quell'investimento lo fa, si aspetta sempre l'accordo per fare questo, non va bene, e questa è un'abitudine che c'è in tanti settori dell'economia. E io credo che non si risolverà così facilmente, perché molti dicono sì, c'era questa speranza nel PNRR, ma ricordiamo sempre che sono debiti. Per cui io non so, si parlava di stadio a Pescara, però Pescara ha un suo stadio importante, storico, rifare lo stadio secondo me va molto bene, in molti casi abbiamo anche situazioni che andrebbe bene così lo stadio, ecco, sono stati rifatti con i mondiali, è vero qualche cosa è stata fatta male, però insomma abbiamo problemi più seri, insomma, ecco, in questo paese, che lo stadio. Io non vorrei offendere nessuno, sono uno sportivo anch'io, però noi abbiamo altri problemi importanti in Italia, quindi, e l'abbiamo visto con il Covid, che avevamo ospedali pieni, molti ospedali sono stati chiusi, ecco, allora forse risolviamo prima questi problemi e poi magari pensiamo agli stadi. E rimane sempre di soldi su una passione, investe come facevano i vecchi presidenti di un tempo, che dove non riuscivano facevano un gruppo, perché se io non riesco a portare avanti un certo discorso, creo un gruppo, una governance che può comunque portare avanti un certo discorso. Quindi mi trovo perfettamente d'accordo con Walter, ma ecco, diciamo che la colpa non sta tutta da una parte, insomma, c'è sempre, e del resto il calcio riflette quella che è la sua italiana. Scusa Michele, quello che tu dici è assolutamente condivisibile, però proprio in virtù del discorso che facevamo prima, cioè che il calcio italiano ha un problema di sostenibilità, avere stadi di proprietà porterebbe tantissimo denaro nelle casse delle società. Ricordiamoci che il settore calcio porta, credo, non vorrei dire a memoria, porta il 3% del PIL, però ecco, la domanda è questa. Walter ha detto una cosa giustissima, che io condivido appieno. Ma perché io pongo questa osservazione: se i Fredkin a Roma la prima cosa che hanno detto quando sono arrivati in Italia, vogliamo fare lo stadio, se la famiglia Suninga a Milano la prima cosa che disse quando rilevò l'Inter, noi vogliamo fare lo stadio, quando Walter dice ma allora perché la Juventus, il Sassuolo, il Frosinone, l'Atalanta e gli americani sono arrivati e hanno preso lo stadio, ma perché quando lo si vuole veramente si fa? Qual è il vero problema allora? È un problema di ordine burocratico, organizzativo? Cioè, qual è il problema? La burocrazia in Italia c'è ovunque, però se uno ha veramente l'obiettivo di farlo, vuole farlo, può fare. Certo, ma forse noi abbiamo una burocrazia che va al di là. Io vi parlo in materia fiscale, aziendalistica, finanziaria, è un disastro, è il paese dove si complica tutto, tant'è che quando parli con un australiano non è difficile spiegargli perché ci sono 5 autorizzazioni per fare 3 metri, ma anche con un inglese, con uno scozzese, con un irlandese, è così, questo lo sappiamo, però se uno vuole fare lo fa, perché è stato fatto. Quindi ecco, sì, tutto quello che vuoi, però anche la classe mediale molte volte non ha voglia di investire, non ha voglia di investire, vuole, questo è un fatto vero, quindi io non me la sento dare tutta la colpa allo Stato. E facciamo notare rispettosamente che quelli che lo volevano fare l'hanno fatto con i soldi loro, il signor Mapei, il signor Fiat. Dunque, il signor Fiat ha fatto lo stadio dove c'era uno stadio, ha sfasciato quello che era pubblico, si è comprato e ha fatto lo stadio nuovo privato. Il signor Mapei ha fatto lo stadio dove c'era lo stadio a Reggio. Lo stadio di Udine è stato rifatto da Pozzo dove c'era lo stadio Friuli. Lo stadio di Bergamo è stato rifatto dove c'era il Senovo dall'Atalanta. Certo. Allora voglio dire, se tu mi arrivi dal Michigan e mi vieni qua come prima cosa e dici io voglio fare lo stadio nuovo, benissimo, però voglio scegliere il quartiere vicino qua, vicino là dove ci stanno le ville, poi là mi devi fare la nuova strada, allora aspetta. Tu vuoi decidere il piano regolatore, l'urbanizzazione di una città perché vuoi fare lo stadio?
Allora, cerchiamo di capirci. Ma Troisi poi, diceva ripeto, è americano, che tutto dire, è americano. Poi, poi no, diciamo che non è perché uno ti pone sto problema, tu puoi subito decidere che vuole fare il furbo, per l'amor di Dio. Però ecco, io osservo che quelli che lo volevano fare lo stadio hanno fatto la cosa più facile. C'è lo stadio, butto giù e ne rifaccio uno nuovo tutto mio. Come dire, chi rompe paghi, cocci sono suoi. Hanno sfasciato lo stadio che c'era, se lo sono rifatti come volevano loro, lì dove c'era, e nessuno gli ha detto niente. Diamo anche dei numeri, Walter, diamo anche dei numeri. Voglio ricordare che l'Allianz Stadium di Torino prima fatturava 11 milioni di euro all'anno. Dalla nascita dell'Allianz Stadium di Torino adesso fattura 7 volte di più. Questi è sono l'unica numeri. Società italiana che sta nelle prime 10 d'Europa. Allora la Juventus c'ha il record dell'antipatia per vicende varie, vabbè, di cui non parliamo qua, vabbè. Però è l'unica società che regge. Il discorso a Superlega, che se l'avesse inventato un tedesco non staremmo qua ancora a parlare, perché già c'era, no? Che si faceva sui fatturati. È chiaro che la Juventus c'entrava e la Rometta no. Mi dispiace per la Roma, ma se tu c'hai un bilancio di 100 milioni all'anno, e 100 milioni è l'equivalente di due giocatori della squadra B del Chelsea, c'è qualcosa che non funziona in quel contesto. Poi il discorso sportivo, la storia, sono perfettamente d'accordo. Prima ho messo un particolare. In Italia ci sono 100 società di livello professionistico, in Inghilterra le prime tre categorie ne portano 66 o 67. Certo. Che vuol dire che la, come si dice, la polpa se la dividono, no? La triccia, la certo, torta se la dividono a modo loro in 60, in Germania più o meno sono una sessantina pure lì. Basta vedere anche le, basta vedere, no, Walter, hai ragione, la ripartizione dei diritti televisivi. Bravo. Allora qui tu dovresti per primo cominciare a dire 100 società professionisti, e poi vediamo ogni anno quello che succede con le iscrizioni. 100 società professionistiche, sono troppe, le dobbiamo tagliare. Non dico 40, ma cominciamo con 25-30 e poi piano piano ci asciughiamo un po'. E la torta divisa per 100 fa X, diviso per 60-65 fa X più qualcosa. E comincia a migliorare il sistema, a essere, come dicevi tu, più sostenibile. Certo. Valla a dire a Rimini o a Pineto, per dire di un comune vicino e simpatico, piuttosto che a Picerno, che bisogna ridurre le squadre professionistiche, quindi l'anno prossimo arriva nei primi 10, se no torni tra i dilettanti. Valla a dire qua, ti fanno 3 interpellanze parlamentari, certo, un paio di blocchi, certo, al casello dell'autostrada, e se non ottengono risposte ti fermano pure i treni. Allora saluto Gabriele Buccella, che dice ha ragione Walter, io voglio, sono d'accordo, voglio lo stadio Adriatico, vorrei lo stadio Adriatico ristrutturato e non andare altrove. Mentre Valentino Amico ci scrive: a Pescara ci sono le colonne di vicinato, non scherziamo, un monumento nazionale. Valentino, come tu sai, il Consiglio di Stato, e noi siamo stati i primi a parlarne, con una sentenza ha eliminato le colonne, il vincolo architettonico delle colonne di vicinato. Infatti stiamo aspettando la Pescara Calcio cosa farà. Marco, mezz'ora fa hai alzato il dito, perdonami dell'attesa, ma come vedi il discorso è assolutamente interessante, prego. No, no, ascoltavo con piacere, ma quello che diceva Walter è assolutamente condivisibile. Io vi voglio dire solo due cose importanti. Vista la burocrazia che diceva anche il dottor Di Bartolomeo, io ho un patentino UEFA B. In Italia posso fare la Serie D con proroga alla C. In tutto il collegio europeo posso allenare in Serie B. Ecco, quello è già un primo tassello, cioè nel senso che io devo fare un altro supercorso per poter prendere il patentino per allenare la C, poi devi fare il supercorso a Coverciano per allenare in Serie A. Cosa che se vado in Germania o vado in Spagna, in Svizzera o Bavaria, posso allenare in Serie B. Questa è prima nota stonata di questa Italia. E la seconda è una domanda che giro, tra virgolette, anche a voi, che spesso e volentieri mi faccio e mi chiedo.
se io sono la Lega di Serie C e in questo campionato inserisco Lecco, il Picerno e roba varia, all'inizio della stagione devi mettere in preventivo che io, Picerno, posso andare in Serie B. Quindi prevenire è meglio che i dottori, no? E quindi io, Marco, Picerno. Marco, perdonami, a tal proposito, ti ricordi l'audio su WhatsApp di Lotito, no? Che divenne virale quando il Frosinone e il Crotone andarono in Serie A? Cosa diceva Lotito? Diceva esattamente la stessa cosa, prego. Allora, io dico, io presidente Marco Appignani del Picerno o dell'Eco, roba varia, e iscrivo la squadra in Serie C con una capienza di 2.500 persone, perché quello posso fare. Io devo sapere anche che se vinco i playoff, il prossimo anno faccio la Serie B, punto. Quindi ecco lo schifo. Il Lecco ha meritato sul campo di fare la Serie B, il Lecco deve fare la Serie B, punto. È inutile che stiamo a chiacchierare, a dire, a fare. Ecco la schifezza di questo calcio che poi non diventa più credibile. Anche il ragazzino, facciamo diciamo una cosa, no? Un ragazzino di Lecco, dove ha delle aspirazioni per fare il giocatore e vede la sua squadra, la sua città, che per un evento che è stato, la verità, quest'anno ha vinto il campionato, è andato in Serie B. Per il ragazzino di Lecco è un motivo di grande orgoglio avere la propria cittadina che si trova in Serie B. Ma per quale motivo non deve andare in Serie B perché ha vinto sul campo? È una cosa che io veramente sono E sconcertato. comunque, come abbiamo già detto prima, la partita non finisce qui perché adesso inizieranno i gradi di giudizio nella magistratura amministrativa che finiranno, lo ricordo, in data 29 agosto. Ditemi se in un paese normale nel 2023 è possibile, bisogna aspettare il 29 agosto. Perdonami Vincenzo, il Lecco, che in questo momento è una squadra professionistica, e io fossi l'allenatore del Lecco con il presidente, io sto preparando la squadra per fare il campionato di Serie B. Tu mi devi dire quella società come si deve comportare con i giocatori che ha preso, con la E struttura che certo, e certo, e certo. ha. Deve fare il campionato di Serie B. Tu mi devi dire un presidente, una società, un allenatore e i giocatori dell'Ecco come si devono comportare. Non è una cosa regolare, non è una cosa corretta. Walter, mi sembra l'osservazione di mister Appignani assolutamente pertinente, no? Ma sì, diciamo è elementare. Prima io dicevo il Pineto, il Picerno, eccetera. Ma allora. E questo meccanismo, lo stadio adatto, adatto a che? Adatto alla città? No? Se noi dobbiamo fare lo stadio di Pescara per quando viene la Juventus una volta ogni 8 anni, dovremmo fare uno stadio di 60.000 posti. La Certo. Juventus ha uno stadio più piccolo di 40.000 quello del Bari, Tito spettatori. ha uno stadio più piccolo di quello del Bari e del Bologna. E alla Juventus capita un po' più spesso che al Pescara o al Bologna di incontrare il Bayern, il Manchester o il Real. No, ma loro hanno fatto lo stadio perché storicamente la Juventus più di 25-30.000, 40.000 abbonati non ha mai fatto. E giustamente si sono fatti lo stadio per le loro dimensioni. Per gli ospiti 500 posti, 600 posti, se va bene, se no c'è la televisione, ragazzi miei. Questo è adesso detto anche con un po' di cinismo, diciamo eccessivo, ma è anche il ragionamento dei campi inglesi. Vai a un paesino dell'Inghilterra che vince la terza lega e dici: no, tu l'anno prossimo farai la FA Cup, quindi te può arrivare il Manchester, devi fare lo stadio tuo, minimo deve avere 20.000 posti. Ma qua siamo sempre 1.200, abbiamo fatto 1.500 per qualche ospite di riguardo e adesso io dovrei fare 20.000. Quel ti ridono in faccia, ti ridono. Fanno bene. Tu metti che il Pineto vince pur la Serie B e la Serie C e va in Serie B, gli facciamo fare al Pineto uno stadio da 8.000, 10.000, lo obblighiamo o lo cacciamo come stiamo cercando di cacciare il Lecco? Cioè, queste sono cose talmente assurde che solo se c'è dietro una regia, io dico politica, ma in senso lato, non necessariamente politica, diciamo Scusami di Walter, società.
Perdonami, Valentino Amico ci scrive: scusami Vincenzo, però la giustizia sportiva si esprime fino al quinto grado di giudizio in 50 giorni complessivi. Se funzionasse così tutta la giustizia italiana saremmo in un paese diverso. Allora Valentino, hai perfettamente ragione, ma se hai seguito la considerazione che ha appena fatto mister Marco Appignani, Walter e il presidente di Bartolomeo, noi stiamo dicendo un'altra cosa, e cioè le regole si fanno dall'inizio. L'ho appena detto mister Appignani. Se tu Beh, tu giochi in... Prego. non mi puoi far partecipare a un campionato che non posso vincere. È certo, è Allora chiaro. io partecipo, ma mandiamo uno alle Olimpiadi, diciamo, vabbè, tu vai là, però puoi fare massimo secondo, non ti metti in testa. Cioè, ma ci rendiamo conto della grossolanità di queste cose? E poi rendiamoci conto che succede solo da noi. Troppo diritto, siamo alla base del diritto, il Sì, diritto ma romano, no? il E quindi problema è che troppo diritto alla fine ci troppo imbazziamo, ci diritto sta. diventa tutto storto, dottore. E qua è la famosa linea breve che unisce due punti, che è un geroglifico. Cioè, noi debordiamo sui principi con quella parola che significa tutto, in realtà non significa niente, no? Il garantismo, anche dove non c'entra niente. Perché il garantismo dovrebbe dire partiamo tutti alla pari, chiunque può vincere, chiunque può fare ultimo. Qua Certo. invece chiunque può vincere se siamo d'accordo. Se poi non siamo Certo. d'accordo se ne parla. Io spero che un tribunale, quelli sportivi ormai l'hanno detto, come la pensi, spero che un tribunale più sereno, civile, restituisca all'ECO il diritto alla Serie B. Però anche quello non è normale. E le vicende sportive non possono andare in intasare i TAR, i consigli di Stato. Le vicende sportive si devono chiudere lì, qui in quel palazzo a Anche lì forma di sono H, d'accordo. dove c'è il governo del calcio, che sarà il più spacciolato, il più scassato di questo mondo. Ma è quel governo e si prende le sue responsabilità. Dopodiché, magari, quando si rivota, qualche presidente di società, invece di cercare di regalare consensi, diciamo, in cambio di qualche pacca sulla spalla, si farà valere di più. Problemi loro. Quando Sempre, inizia la partita, tutti devono poter vincere, senza certo, se, senza ma. assolutamente. Sempre Valentino ci scrive, però le regole ci sono e sono state accettate a novembre 22 da 97, 100, da 97 società su 100 di CEB. Il regolamento NOIF è chiaro e semplice per tutti, però Valentino, stiamo dimostrando che queste regole Se sono... fosse così, non staremmo a parlare di certo. Lecco di qua. Poi qualcuno mi spiegherà perché il Lecco deve uscire, il Perugia deve rientrare. Il Perugia ha perso sul campo. Perché deve rientrare? Perché il ricorso del Perugia viene accettato e quello del Foggia no? La logica dello sport dice che se squalifico il primo, vince il secondo. Squalificarono la Juventus, lo scudetto lo diedero all'Inter. Non l'hanno dato al Picerno, con tutto il rispetto, e non l'hanno dato neanche al Verona. L'hanno dato a quello che era arrivato dopo. Perché squalifichi il Lecco in Serie B invece del Foggia il Perugia? A proposito E di poi scusa. regole che hanno scritto tutti, è che su quelle regole c'è scritto tutto e anche un po' del suo contrario. Quello è il problema. Che poi paradossalmente, il Perugia adesso sta costruendo la squadra per la Serie B. Quindi potremmo trovarci con 21 squadre in Serie B l'anno prossimo Ma la partita è quella, la partita è quella. e un girone della Serie C con 19 squadre, oppure verrà ripescata una squadra di Serie D per riempire a 20 uno dei gironi di Serie C. Cioè, la cosa è allucinante proprio. Ricordate Allora, 24 esempi davanti anni fa all'Italia. intanto io ringrazio perché ci state inondando di messaggi. Chiedo scusa se non faccio in tempo a leggere tutti, ma siete veramente in tanti. Arlequin ci scrive: 100 squadre sono più di 5.000 posti di lavoro diretti più indotto. Arlequin, grazie. Ma ne parleremo martedì prossimo. Avevo invitato Nico Pega per parlare anche del concetto del I lavoratore sportivo o posti delle di società. lavoro è un ricatto inaccettabile, perché poi quando falliscono li È paghiamo noi? certo, Li è paghiamo certo. noi? L'anonimo dei Ne supplì. falliscono 5 all'anno. Adesso che il Siena è sparito, quei posti di lavoro li paghiamo noi? È Cassa certo. integrazione, eccetera.
L'anonimo del Sublime invece ci scrive: buonasera a tutti, non ho capito perché nessuno tra staff e società abbia voluto far arrestare Crescenzi, una mossa che mi lascia molto perplesso, poteva tornare molto utile, un saluto a voi, grazie, grazie, a martedì prossimo. Invece Remo Piersanti ci scrive: quando vi ho scritto che le regole le deve fare la FIGC e non le leghe, mi avete dato torto. E certo Remo, non perché vogliamo darti torto, però insomma le regole dell'organizzazione è chiaro che debba essere fatta dalle leghe e non dalla FIGC, perché hanno due ruoli, due mansioni completamente diverse. Gabriele Buccella scrive: vediamo se Walter è d'accordo con me. Io credo che la Federcalcio, dai suoi organi rappresentativi, devono dimettersi e devono fare regole precise. O se non hai la struttura non ti faccio iscrivere, o se mi fai iscrivere ho diritto di giocare nella struttura esistente. È quello che stava dicendo Walter, vero? Perfettamente d'accordo. Se posso iniziare il campionato lo posso vincere, con tutto quello che ne consegue. Gabriele Massopasqua infatti scrive: praticamente 28 squadre hanno giocato per un mese e mezzo i playoff inutilmente. Il prossimo anno la Lega decidesse prima chi deve essere promosso. Solite tarantelle italiane. Oh, già siamo andati avanti. Una vergogna ogni anno. Ma infatti, no. Ah, Arlequine precisa: ma infatti la nota era polemica, interessa molti, non solo quelli che bloccano i caselli. Certo. Valentino Amico scrive: quello che non va bene è il concetto di mutualità per cui le società più deboli hanno dovuto accettare il vantaggio per le retrocesse a dispetto delle promosse. Bene, siamo arrivati alle 22:22. Io vorrei far vedere, se Damo sei d'accordo, qualche secondo, giusto 30 secondi, l'intervista di Zeman che ha presentato il suo libro sabato sera a Montesilvano, e poi concludiamo la trasmissione dando uno sguardo un attimino più completo alla bella edizione del Torneo delle Professioni. Prego Damaso. Dammi tempo un attimo. Sì, intanto saluto Lucio. Nel frattempo, nel caso dovesse tornare il Perugia in B, per carità glielo auguro pure, perché è una piazza che ha scritto belle pagine di calcio, mi viene da pensare, ma qualcuno l'ha guardato allo stadio del Perugia? Qualcuno sì. Ha visto quante uscite di sicurezza ci sono sulla curva, sulla Curi lì? La curva degli ultra, adesso non mi ricordo il nome esatto, perché poi dopo sa, la sicurezza, la capienza minima, l'omologazione, se ci vogliono i Sinna, Parma, Napoli, Salernitana, Avellino, Miracolo Foggia, eccolo, Lazio, ecco. Roma, Lecce e poi il Pescara. La stagione 2011-2012, lacrime di gioia e di dolore. Anche quello era un bel anno, ma che non è cominciato proprio bene, nel senso che siamo andati in ritiro dove c'era campo a 60 metri per 40 e noi c'eravamo 42 giocatori, non ci entravano nemmeno, quindi si poteva lavorare molto. Meno male che siamo scappati dopo una settimana e abbiamo fatto lavori qua a Pescara. Comunque anche lì si è fatto un bel gruppo che aveva voglia di migliorarsi, di lavorare. Molto amato dai suoi tifosi, è tornato spesso nelle piazze, come naturalmente anche a Pescara. La bellezza di tornare in posti dove aveva realizzato imprese o magari dove non ancora ci era riuscito. E questo forse è il motivo? Sì, a me dà grossa soddisfazione di essere richiamato da una parte, magari ti hanno cacciato da una cosa e poi ti riprendono. Ti richiamano. A me mi dà soddisfazione. Credo che può bastare. Sì, anche perché rende bene il concetto. Marco, brevissimamente, 30 secondi, c'è una buona parte dei mass media, degli addetti ai lavori, dei stessi tifosi, che definiscono Zeman un non vincente, non un perdente, un non vincente. Dicono: ma non ha vinto tanto. Ecco, in quel libro
di Zeman c'è scritto: vincere non significa soltanto arrivare primi, vincere può significare anche far emergere un giocatore che prima era sconosciuto, vincere significa anche dare la possibilità a valorizzare i giocatori ed essere di supporto per la società, in virtù anche del discorso che abbiamo fatto finora. La tua opinione in 30 secondi. Vabbè, lo sai che il rapporto io con Zeman, quindi sfondi una porta aperta. Lui è un insegnante di calcio e io penso che le società devono solo ringraziarlo, perché poi fondamentalmente sconosciuti diventano giocatori importanti che poi alla fine di una stagione fanno entrare introiti economici in maniera importante. Quindi ci sono delle esperienze sue importanti, quindi tutti i giocatori che ha lanciato sono diventati giocatori importanti. Noi ne abbiamo visti diversi qua a Pescara, ma lui a Foggia ha fatto la stessa cosa. C'erano giocatori, Rambaudi, Baiano lì a Foggia, c'era Verratti da noi, Insigne, giocatori che comunque lo stesso Immobile, erano giocatori che venivano da stagioni precarie, erano giocatori sicuramente sconosciuti, sono diventati dei giocatori importanti, nazionali e via discorrendo. Quindi non bisogna vedere solo il lato tecnico, quello è fondamentale, ma soprattutto la crescita di questi ragazzotti qui e le casse delle società che ne traggono beneficio. Ok, Michele, una tua considerazione su Zeman? Ma sono d'accordo su questo fatto che non bisogna per forza vincere, ma molte volte non vincendo però dai un messaggio importante. Zeman penso che sia un maestro per tutti i giovani, perché fa capire innanzitutto ci vuole umiltà. Mi ha colpito qualche volta che dice: sì, sono forti giocatori ma non sanno giocare a pallone, vuol dire, cioè è uno che comunque per i giovani è fondamentale, perché è un problema che noi abbiamo in Italia in tutti i settori del lavoro: non c'è umiltà, soprattutto nei giovani. Capita nel mio lavoro, penso anche tra voi giornalisti, penso agli addetti al calcio. Oggi i giovani purtroppo non sono umili. Uno come lui gli fa capire: hanno tolto anche il militare, questo è un grande errore, perché al militare io venivo appena entrare in Accademia della Finanza, l'ho fatto là, io sono il dottore. Come dottore, faccio 100 flessioni, se dottore, lei qua non è niente. Ecco, allora, ai giovani, allora Zeman in questo senso è altamente didattico, lo dobbiamo ringraziare a Pescara, come anche a Foggia. Magari Foggia, lo apprezzo, i foggiani sono un po' diversi, sono più arrabbiati, più focosi, magari non so perché ce l'hanno, non so che l'hanno contestato. Io ho tanti amici a Foggia, il giorno della partita stavo lì al Gargano con amici, tutti dicevano che stavano arrabbiati che Zeman, ma comunque sia, l'umiltà, lui insegna questo, è fondamentale per tutta la società italiana, secondo me. Mi permetto di bloccarla dicendogli una cosa che io faccio spesso e volentieri con le mie squadre, ma è stata una lezione di vita di mio papà, che mi diceva che l'umiltà non si compra al supermercato. Esatto. E questo è una cosa fondamentale per questi giovani, per questi ragazzotti, e penso che Zeman insegni proprio questo. Certo. Walter? Ma quella di Zeman è una filosofia, in linea di principio la si può solo condividere, io la condivido, perché guarda contenuti, valori dello sport, del calcio, che vanno appunto oltre il risultato. Dopodiché però dobbiamo anche prendere atto che è un allenatore che ha inciso così tanto nell'approccio, nella cultura calcistica, anche se vogliamo dal punto di vista tattico eccetera, all'Albo d'Oro alla fine lascerà molto meno di quello che avrebbe meritato di lasciare, proprio perché lui a un certo punto, fra speculare per vincere o giocare a modo suo, sceglie la soluzione di giocare a modo suo. Dal suo punto di vista va benissimo così, a me va benissimo così, agli ultra del Foggia a un certo punto non sono più piaciute, anche se al Foggia lui ha dato chissà che. Io faccio un'osservazione molto retorica, se vogliamo anche un po' ipocrita, e fra 50 anni, quando noi contemporanei di Zeman, io anche un po' prima probabilmente, ci saremo tolti, diciamo, dal palcoscenico, la gente per
la storia del calcio lo leggerà con gli almanacchi e le cose. Secondo me troverà anche qualcosa di Zeman, ma probabilmente troverà qualcosa di più di Antonio Conte, che non ha inventato niente, però diciamo che qua e là qualche trofeo la porta, in più l'ha portata a casa. Questo è il paradosso del calcio. Di Conte inventore o come dire, promotore di un modo, cioè nessuno si sogna nel mondo del calcio, né dalla Cina alla Patagonia, nessuno dice voglio giocare come gioca Conte. Pensa un po'. Ma pensa quante migliaia, milioni vorrebbero giocare come gioca Zeman. Tra 50 anni temo che qualcuno leggendo si ricorderà più facilmente di Conte che di Zeman. A me dispiacerà un po', a me dispiacerà un po', però le cose funzionano così. I nomi dei generali che hanno incrociato Giulio Cesare lungo la strada non tutti li conosciamo, eh? Conosciamo certo. Certo. Bene lui. Però magari noi ci ricorderemo di Zeman, di Mazzone, di questi allenatori, magari molti giovani purtroppo no. Io personalmente, se devo scegliere fra Claudio Ranieri e José Mourinho, che lo spotteva sempre zero titoli, io preferisco assolutamente Claudio Ranieri. Allora, grazie. Presidente, anzi, lasciamo perdere presidente, tanto ci diamo del tu da sempre, anche perché io sono come te, l'umiltà è un valore troppo importante. Caro Michele, diceva benissimo Walter nel suo primo intervento, accendiamo il focus sul torneo delle professioni, perché ribadisco, per me è una cosa veramente molto importante. Insomma, 250 calciatori. Nonostante tutti gli impegni professionali, di famiglia, sì, con qualche diverbio, ma quello ci sta. Ma perché fra me e mia moglie, sposati da 26 anni, non ci sono dei diverbi, ma quelli, come dicevi tu, sono il frutto della passione, no? Ci vuoi parlare un attimo? Ecco, intanto Damaso ci sta facendo vedere il video della premiazione, no? State già pensando al prossimo torneo? È così, non lo sfottevano mai, perché i primi anni del torneo noi abbiamo partecipato dalla seconda o terza edizione, scoprì per caso di questo torneo, ma parlato con qualcuno di voi, non mi ricordo con quale giornalista, insomma mi venne in mente, chiamai Lucio Dandeo e formammo sta squadra. Il primo impatto fu con tutti i vecchi come me, tant'è che giocava, noi andavamo lì al campo sperando di poter non giocare, purtroppo dovevi giocare, perché è stare in mezzo al campo, sia a zampa corta o all'Adriatico, chi non è un calciatore si rende conto che vuol dire, non vedo l'ora che finisce, ma no, perché è una cosa terribile. Poi man mano abbiamo inserito questi giovani, abbiamo fatto squadra, gruppo, e adesso ne abbiamo tanti giovani, sono tutti nostri, eh? I fuori quota ne è uno su due, il portiere e il centrale, gli altri sono tutti nostri iscritti o già nella o praticanti, perché noi ne abbiamo 1100 iscritti più 200-300 tra addetti vari, praticanti e così via. Ma la cosa bella è che i professori, io mi permetto di fare un discorso un po', diciamo, fuori dalle righe, così non sono un tecnico di calcio, quindi non sarei nemmeno degno di fare proprio il commento calcistico. Però a livello, io sono tra l'altro figlio d'arte, mio padre era commercialista, mio zio, mio fratello, quindi io vedo che i professionisti devono stare insieme, perché a Pescara danno un grosso contributo alla crescita, non solo economica, ma proprio sociale. Quindi noi dobbiamo... È bello stare insieme, perché dopo, anche quando si litiga, siamo tutte persone che hanno lo stesso sentire, un comune sentire. I poeti romantici parlavano del forte sentire, no? Lo Sturm und Drang, chi è, insomma, fatto, e dice, mi capisce che voglio dire. Perché la certo. Pensiamo, allora, cioè abbiamo tutti quel senso di libertà, di autonomia che ci contraddistingue. Chi più, chi meno, ma comunque, ecco, siamo ricchi di questo. Quando riguardo noi commercialisti, magari l'articolo 41 è il seguente della Costituzione, dove parla di iniziativa economica, ma tutti, avvocati, giornalisti, cioè, tutti abbiamo questa voglia di libertà. E che in un mondo come questo, dove ognuno cerca di comprare tutti, noi, se stiamo insieme, riusciamo meglio a farli capire a chi magari ha solo potere e abilità a comprare tutto. E io questo sono un po'. Ecco, Michele, oltre al concetto di libertà, mi sembra sta venendo fuori un'altra idea bellissima, e cioè condividere, il concetto di condivisione, certo. Di interazione. Certo, bellissimo, è vero, è vero, è vero.
Il fatto di stare insieme comunque è una cosa importantissima. Ci sono state un po' criticate, perché io l'ho spiegato anche ai miei, è chiaro che quando il livello cresce, per me, se giocasse uno come me, noi perdiamo 8-0, andiamo a mangiare rosticini, non è un problema. Chi gioca a pallone a un certo livello vuole anche, in mezzo a noi abbiamo gente che ancora gioca, magari gioca da fine a poco, va in promozione, è chiaro che chi gioca a pallone vuole il risultato, è normale. Allora sta a chi non è un giocatore farsi da parte, capire, arrabbiato. Stamattina mi è capitato di dover fare, diciamo, una sorta di parte a un collega che mi ha chiamato 10 volte, perché si è sentito un po', magari, gli ho spiegato che l'importante è stare insieme, non solo a noi ma anche agli altri professionisti. Giocare o non giocare, perché se io mi lamento vuol dire che prevale l'individualismo sul senso di appartenenza, sul gruppo. Bravo. E invece, e questo lo Bravo. Dicevo prima, mi insegna il militare, il gruppo, tu ti batti per il gruppo, tu da solo non sei niente, è il gruppo. Ecco, questo, torniamo sempre a essere di concetto. Bravo. Grazie. Michele, bravo Michele. Walter, una tua veloce considerazione, insomma. Ma io direi che è migliore conclusione di quelle appena fatte, considerazioni di quelle appena fatte da Michele, è difficile trovarne. È un torneo che è nato davvero per scherzo, noi ci siamo dalla seconda, ed è qualcosa che è cresciuto ovviamente con l'interesse, crescono anche i motivi, diciamo, per di dibattito, qualche volta anche di contrasto. Diciamo che ho fatto una professione nella vita che ho fatto pure per parecchi anni, ho portato pure la divisa, quindi ho dovuto imparare certi concetti. Alle regole si è abituato, insomma. Sì, alle regole sono anche abbastanza abituato. Però voglio dire, è qualcosa che giustamente coinvolge molto, perché se non ti coinvolge non ti ci arrabbi. E poi ecco, crea delle, chiamiamole, dei rapporti, delle sinergie tra professionisti, che in qualche modo, diciamo, favorisce, fa germogliare qualcosa che va perfino oltre, anzi, perché per fortuna va oltre la partita di pallone. Migliorare i rapporti, migliorare lo scambio di opinioni, lo scambio di vista, poi c'è il momento goliardico, con l'arrosticino piuttosto che la birra, e diciamo è un tutt'uno che si forma man mano e cresce, per cui io di questo torneo, ripeto, quest'anno purtroppo ho potuto seguire meno di quanto avrei voluto, di questo torneo sono letteralmente innamorato e sarò tra quelli che farà quanto può, perché il prossimo non solo ci sia, perché ovviamente ci deve essere, ma perché sia anche migliore di quelle che abbiamo già fatto. E noi anche questa città un po' distratta, un po' prosaica, un po' leggerina, si accorgerà che ha dei valori dentro che vanno, esatto, oltre il divieto di sosta e le altre amenità di questo genere. E noi, così come ne abbiamo parlato nelle edizioni precedenti, e stasera ho voluto riservare una parentesi importante al torneo delle professioni, continueremo a parlarne, perché ecco, Walter, da bravo giornalista qual è, mi ha anticipato. Io sono un inguaribile, ho tanti difetti, assolutamente come tutti, ma sono un inguaribile romantico. Vorrei portare il significato, il vero significato del torneo delle professioni. Mi piacerebbe che, non dico tutti i cittadini pescaresi e non solo, imparassero questo significato, apprendessero, assimilassero questo significato, imparassero ad avere un senso di appartenenza e di condivisione, non pensare più soltanto alla soddisfazione del proprio orticello, ma a poter tendere la mano al prossimo. Vi assicuro che non c'è cosa più bella. Damaso, bisognerebbe cambiare l'umanità intera. Vabbè, per fortuna la brava gente c'è. Siamo arrivati. Tu sai qual è il mio motto, no? L'umanità fa schifo e ogni giorno fa sempre più schifo. Quindi... Vabbè, ma per fortuna la brava gente c'è ancora. Ha maggior ragione. Ecco perché il Signore ancora distrugge questa Sodoma. Allora, siamo arrivati alla fine della diretta, sono le 22:39. Damaso, vogliamo dare appuntamento a martedì prossimo, all'ultima martedì puntata. Martedì prossimo sarà l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questa stagione, poi ci risentiremo, se tutto va bene, a settembre, magari con un nuovo formato, con nuove cose. Non mettiamo i buoi davanti al carro.
mettiamoci due ciammarichi e andiamo piano piano. Così. Possiamo solo dire, possiamo solo anticiparvi che parleremo non solo di calcio, ma come abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, parleremo di economia, di sanità e di tanto altro. Io voglio ringraziare con Damaso, ovviamente, grazie a Valentino che ci scrive un saluto, è sempre un piacere ascoltarvi. Grazie a te Valentino, perché tu e tutti gli altri siete voi la nostra forza, lo stavo dicendo appena adesso. Saluto con affetto tutti coloro che ci hanno visto e insieme a Damaso, e ringrazio di cuore mister Marco Appignani. Grazie Marco. Grazie a voi, grazie a voi. Ci vediamo martedì prossimo. Grazie, ovviamente un grazie particolare di cuore al presidente Michele Di Bartolomeo. Grazie Michele. E grazie all'amico Walter Nerone. Grazie Walter. Grazie a voi, grazie a voi. Buona estate, buona vita. Me lo segno, fra 50 anni devo leggere qualche almanacco di calcio. Me lo segno da qualche parte. Grazie a tutti. A tutti, e buona vita. Buon lavoro. Ciao. Buona vita. A presto. A presto.